Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Beh, non proprio tutti sono gentili telespettatori. Qualcuno di voi è un po' birbone, se posso permettermi il termine. Ricevo insulti inenarrabili tutti i giorni, vabbè, sto scherzando, fa parte del gioco, ma qualcuno è un po' birbone. Ma a parte gli scherzi, Salvini parla dei fondi russi e dice: questo è un altro processo di giustizia alla Palamara. Io ogni volta che sento Palamara mi viene in mente qualche pubblicità del tonno Rio Mare, del tonno Nostromo, quelle pubblicità degli anni Ottanta dove c'era quello con la barba bianca, che era un misto tra il tonno e i bastoncini Findus, non lo so, ho dei ricordi un po' confusi su quelle pubblicità. Però quando sento la giustizia alla Palamara mi viene in mente o il tonno o qualche piatto tipico, non so, pasta alla Palamara, non so, spaghetti Alfredo, ecco, non so, qualcuno magari in giro per il mondo che al ristorante potrebbe fare gli spaghetti alla Palamara, non so, tipo cozze, vongole. Vabbè, lo scorso anno, dice Matteo Salvini, con questa storia dei fondi russi e dei 49 milioni di euro hanno preso di mira la Lega. Quei fondi che fine hanno fatto? Semplice, non ci sono. E quel processo rientra nel filone Palamara. Quel processo è figlio della giustizia alla Palamara. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Start su Sky TG24, nell'appuntamento che fa parte del ciclo di interviste ai leader dei principali partiti. Ma quello che dice Salvini è abbastanza condivisibile, se non completamente condivisibile, perché dopo che abbiamo visto gli spaghetti alla Palamara con le sue intercettazioni, no? Vi ricordate Palamara che diceva: ah, che faccio? C'ho degli ospiti, che compro delle pizze, ma costano le pizze, faccio due spaghetti, ve lo ricordate? No? Tristissimo. Però, a parte gli spaghetti alla Palamara, naturalmente con quelle intercettazioni si è capito che quello che prima solo era una supposizione, delle ipotesi, c'era chi diceva dei fantasmi calunniosi, in realtà era tutto vero. Berlusconi si lamenta sempre, ce l'hanno tutti con lui, i giudici, e realmente chi lo processava realmente aveva una base di odio politico verso di lui e quindi una ricerca della condanna, in quanto, come diceva il giudice Franco, che non c'è più. In quanto mascalzone, ecco, un mascalzone italiano Berlusconi, secondo una parte dei giudici. E quella storia dei fondi russi era qualcuno, io sono realmente convinto che qualcuno ha cercato di incastrare Salvini. Salvini era invitato a quella fantomatica cena in quell'hotel russo, era invitato, ma qualcuno lo avvertì, gli disse: Salvini, a Mosca, in Russia, non si va a cena con gli sconosciuti. Non si fa. E lui non è andato. Volevano incastrarlo negli audio, ci sarebbe stato anche lui. Poi avrebbero ritagliato gli audio, le avrebbero fatto un collage, non so cosa avrebbero fatto. Ma quello scandalo finito in quel giornale strano degli Stati Uniti, a cui neanche nessun americano ci crede più. Era tutto, secondo me, creato per far fuori Matteo Salvini. Non erano riusciti ancora a denunciarlo e riuscire a processarlo per le ONG, perché il caso di Ciotti era stato scongiurato proprio dal divieto del Senato a processarlo. Quindi avevano cercato, io credo, strade alternative al processo ONG barra sequestro di persona. Quindi hanno provato quella strada, ma non sono riusciti a incastrare Matteo Salvini. Hanno fatto delle indagini, qua i testimoni, Tizio, Caio che erano là, le fotografie, come si chiamava quell'altro che assomiglia a Salvini, Savoini, ve lo ricordate? Un po' come i savoiardi, quelli che si bevono il tè. Ecco, il Savoini. Vi ricordate quell'intermediario che andava in Russia ma non parlava né russo né inglese? Una roba un po' casereccia, un po' come
gli spaghetti alla palamara. Ecco, secondo Matteo Salvini era tutto un processo, un tentativo di processo farsa, ne sono convinto anch'io. Così Salvini poi torna sul via libera del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms e dice: vado a testa alta un processo che ha del surreale. Mi sembra un processo politico. Io toglierei il mi sembra. Io toglierei il mi sembra. Un plotone politico, riprendendo proprio la frase del giudice Franco che diceva a Berlusconi, era un plotone di esecuzione. Quindi Salvini riprende le frasi del giudice Franco nel processo Mediaset e dice: un plotone politico. Se così vogliono far fuori me e la Lega, si sono sbagliati. Moralmente dice: con me il 3 ottobre sarà una marea di gente. Io realmente, Salvini, non so se in Sicilia quel 3 di ottobre ci sarà tanta gente fuori. Vi racconto un aneddoto che non c'entra niente con questo, scusatemi, ma non c'entra niente, per farvi capire alcune cose tra quello che uno crede e poi è la realtà. Benito Mussolini, in fuga da Milano, aveva appuntamento in un certo luogo. Gli avevano garantito le Brigate Nere, che erano dei reparti militari a lui fedeli, che si sarebbero trovati in tanti per fare un cerchio intorno a Mussolini e portarlo in Svizzera, una specie di armata che lo avrebbe circondato per renderlo irraggiungibile da qualunque persona lo avesse voluto fermare, e questi uomini l'avrebbero scortato fino in Svizzera per riuscire a farlo entrare nel paese elvetico, dove aveva già contatti con diplomatici per salvarsi la pelle. Mussolini non andò all'appuntamento, dice: ma va, ormai era sfiduciato, dice: ci saranno poche centinaia di persone, con il rischio che sanno che magari vado lì e faccio anche una brutta fine. E non andò all'appuntamento. Sapete quanti uomini, quanti militari si erano radunati per scortarlo in Svizzera? 500.000 uomini. Fate conto che un corpo d'armata sono 50.000 uomini. 10 corpi d'armata. 10 corpi d'armata. 10 corpi d'armata lo avrebbero scortato in Svizzera e non ci sarebbe e si sarebbe arrivato, si sarebbe probabilmente salvato la vita. Questo così volevo raccontarlo. Sapete, io sono laureato in storia, poi ho un master in comunicazione e una laurea in economia e amministrazione delle imprese. Ma volevo raccontarvi questo aneddoto. Matteo Salvini dice al processo, o perlomeno al tentativo di inizio di un processo che si svolgerà appunto il 3 di ottobre, quando il GUP, giudice per le udienze preliminari, dovrà decidere se assolvere Matteo Salvini lì, durante il colloquio. Dice: guardi, lei può tornare a casa, il processo non si aprirà mai, perché da quello che io vedo, dalle mie prime valutazioni, il processo non si apre, chiuso, finito, non c'è più appello. Oppure potrebbe rinviare Matteo Salvini a giudizio. Rinvio a giudizio cosa vuol dire? E quando aprono il processo, ti rinviano, cioè ti mandano, cioè il rinvio a giudizio vuol dire non che ti rinviano dove tu eri già prima, ma ti invio. Sarebbe più corretto dire l'invio a giudizio, ma si chiama il rinvio a giudizio, e lì si aprirebbe il processo. Matteo Salvini dice: ci sarà tanta gente fuori dal tribunale. Ci sarà una marea di gente. Non lo so, perché gli italiani sono un po' dei voltafaccia, dei voltagabbana. Nella storia l'italiano è una banderuola, va dove tira il vento. Non so se fuori dal tribunale ci saranno decine di persone, centinaia di persone
o migliaia di persone o decine di migliaia di persone. Naturalmente Catania è appunto in Sicilia, quindi potrebbero anche arrivare da tutta Italia dei pullman organizzati per una marea di gente fuori dal tribunale. E attenzione, farebbe anche discretamente paura avere decine di migliaia di persone fuori da un tribunale. Farebbe paura un po' a chiunque, una situazione del genere. Ma lui poi aggiunge: pensavano di mettermi paura, invece mi hanno dato più forza. Preferirei un processo politico modello Palamara. Pensano di far fuori me la Lega con queste inchieste surreali, Open Arms, i camici in Lombardia, i fondi russi. Se vogliono, do ai magistrati il mio indirizzo di casa, mi mandino le carte lì. E poi commentando i sondaggi che danno Conte in crescita di consensi, Salvini dice: ma il vero sondaggio si farà il prossimo 20 e 21 di settembre, quando saranno gli italiani a votare, a fare la propria scelta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.